Questo programma è offerto da... Da Euronics Gruppo Tufano, a grande richiesta la promozione Facciamo a metà! Continua! Acquista due prodotti, di cui uno di almeno 699 euro, e il meno caro lo paghi la metà! E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, con prima rata a gennaio 2019! Da Euronics Gruppo Tufano, i prezzi più bassi, sempre! Altrimenti ti rimborsiamo! Euronics Gruppo Tufano ti ascolta davvero. In provincia di Napoli, da un'antica tradizione familiare, nascono artigianalmente liguori dal gusto unico. Liguori pregiati, una selezionatissima gamma di liquori con tutto l'aroma ed il profumo degli agrumi biologici per garantire la genuinità ai nostri prodotti. Sapore e colore sono il risultato di una macerazione del tutto naturale. Liquori pregiati by Luxor, via Salvatore di Giacomo numero 2, Mugnano di Napoli. Liguori pregiati, la qualità prima del marchio. Amici appassionati di ciclismo, ci siamo, nuova puntata di 52x12, siamo a Moiano, Vico Equense per una nuova puntata di 52x12, per un nuovo appuntamento con la montagna per gli appassionati della salita, oggi sesta edizione della ciclo-scalata del Faito, oggi proprio domenica 8 luglio alle ore 8:30, quindi tra un po' prenderà il via da Moiano la sesta edizione della ciclo-scalata del Faito, valida come campionato nazionale della montagna. La competizione ciclistica amatoriale patrocinata dal comune di Vico Equense rappresenta una tappa doverosa per gli amanti delle prove in salita. Sono circa 200 i concorrenti per un percorso di gara che comprende quest'anno anche i 13 casali. Salendo da Seiano si arriva fin su al Faito fino a raggiungere la vetta in piazzale Funivia. La partenza ufficiosa però sarà data da Moiano, nello spazio antistante il bar Massa, proprio qui il bar che ospita il ritrovo, il controllo licenza e verifica tessere. Dopo l'incolonnamento il gruppo ad andatura cicloturistica, preceduto da motostaffette, proseguirà lungo la Raffaele Bosco arrivando nel centro di Vico Equense. Poi si procederà lungo via Roma e corso Filangieri. La partenza ufficiale verrà data all'altezza dell'ex uscita galleria direzione Seiano. L'intero percorso di circa 30 km per consentire il regolare svolgimento della manifestazione sarà chiuso al traffico e a coadiuvare gli agenti della Polizia Municipale coordinati dal comandante Ferdinando De Martino, e ci saranno anche i volontari dell'Associazione del Faito, le associazioni Terra Mia di Moiano e Punta del Vento di Santa Maria del Castello. Quindi un importante appuntamento questo che è nato per la prima volta, ricordo, nel 2001, ma noi siamo andati a ritroso, abbiamo scavato cominciando dal 2014 e abbiamo scoperto che l'Albo d'Oro segna questi nomi. Nel 2014 il podio fu Fatone 5 e Gennaro Betti, poi nel 2015 Raffaele 5, Cappiello e Monzillo, nel 2016 la vittoria andò ad Adriano, poi Raffaele 5 e Cappiello, nel 2017 Coppola, Mauro, Cappiello e Roberto Cesaro. 2018 lo scopriremo tra un po', basta soltanto seguire 52x12.
Siamo in piazzale Funivia qui al Monte Faito e ancora una volta a tagliare il traguardo per primo su questa salita lunga 30 km, Raffaele 5. Allora Raffaele, ormai ci siamo abituati, no? Primo classificato, insomma, ma com'è stata? Avete viaggiato alla grande? Sì, soprattutto l'ultima, la seconda metà, la seconda parte della salita, che in realtà è la parte un po' più impegnativa, più dura. Nella prima parte, diciamo, siamo stati abbastanza gruppo compatto, una 20-30 elementi. Poi la seconda parte, poi c'era anche Roberto Cirvo in fuga, una quarantina di secondi, e soprattutto grazie al mio compagno di squadra Gaspare Cappillo lo abbiamo tenuto un po', diciamo, come si dice, a bagnomaria. E gli ultimi 4-5 chilometri con una progressione l'abbiamo ripreso. Infatti agli ultimi 4 chilometri eravate tu, Monzillo e Balzano in tre al comando e Cervo un attimino dietro. Quindi ancora una volta la zampata vincente di Raffaele 5, che poi questa è anche una gara che va in un trittico, no? Saranno tre gare, settembre ci sarà Roccaraso, poi insomma ancora mare e monti abbiamo fatto, siamo partiti da Vico, quindi complimenti a te. Ma adesso ti riposerai? Sì, ora un po' di riposo, anche perché ci vuole, è stata una prima parte di stagione impegnativa e comunque molto bella per me personalmente e anche per tutta la mia squadra. Perfetto, allora noi come al solito ci rivedremo dopo il cerimoniale di premiazione e noi continuiamo con le interviste. Siamo con Roberto Cervo, è stato lui ad aprire le danze subito in fuga e ha ottenuto 40 secondi di vantaggio. Com'è andata? Un bellissimo percorso, una gara molto dura. Ho provato ad anticipare perché sono stato un po' fermo 10 giorni, quindi ero consapevole di non avere una gamba buona per il finale. Ho provato ad attaccare da lontano, mi stava andando bene perché ho mollato fino all'ultimo, ho tenuto, poi ho fatto terzo, sono contento. Com'è stata sta salita? Prima tutta discesa, poi avete affrontato le fatiche del Faito. La salita era molto dura, pendenze costanti dal 5, quindi una salita veramente selettiva, percorso bellissimo, e scenario fantastico, quindi la fatica si è sentita, soprattutto nel finale. Il Faito ha fatto la differenza. Ha fatto la differenza il Faito, ma complimenti a Roberto Cervo che, ecco, 10 giorni di stop, però subito ha tentato di anticipare il gruppo. Grande posizione, perché ricordiamolo sempre, siamo nel mondo amatoriale, quindi complimenti. Grazie. E grande prestazione. Grazie. Ciao Roberto. Secondo classificato alla cicloscalata del Faito, Onofrio Monzillo, che ha anche cambiato in corso d'opera i colori sociali. Onofrio, secondo classificato, però insomma tu e la salita sei tutt'uno, che è successo? E niente, vengo da un periodo un po' di pausa perché abbiamo spremuto abbastanza fino ad ora, e quindi è da marzo che siamo a tutte, quindi mi ero preso una settimana di relax, però continuandomi ad allenare. Logicamente oggi ha vinto il più forte, perché la salita non ammette ignoranze, così. Sì, sì, quindi esatto. Però purtroppo non ci ho creduto fino all'ultimo tratto, perché gli ultimi 50 metri mi sono avvicinato di una quarantina di metri e ne avevo ancora, però purtroppo, non conoscendo la riva e lui del posto, quindi vabbè, non troviamo scuse. Complimenti al vincitore, oggi ci accontentiamo del secondo posto. Un secondo posto che comunque è un secondo posto, anche perché avete pedalato a grandi velocità, cioè ci avete impiegato pochissimo. Sì, è stato fatto subito un ritmo, appena iniziata la salita, subito un forcing abbastanza elevato che abbiamo messo in pila il gruppo e abbiamo fatto una bella azione. Ci tenevo oggi a vincere perché per omaggiare la nuova squadra, per ringraziare il mio presidente Gennaro Marrone, che mi ha dato la possibilità di far parte della sua famiglia, più che squadra famiglia, e ci tenevo. Vabbè, ci rifaremo sicuramente alla prossima. Sicuramente, grazie Onofrio, ci vediamo dopo. A questo punto possiamo dire che la soddisfazione aumenta, anche perché quinto assoluto della cicloscalata, categoria M4, Serafino Lombardi, che arriva da Viterbo. Complimenti veramente. Com'è stata sta fatica? È più dell'anno scorso, ho sofferto un po' di più, sono arrivato con un livello di allenamento leggermente inferiore, però
sempre una grande soddisfazione. Ho peggiorato di un posto, però sono anche invecchiato di un anno, per cui è la legge di compensazione. Ci può stare. E la corsa più impegnativa, più tattica rispetto all'anno scorso. Di solito le cicloscalate, le cronoscalate, pronti via, partenza, si sale. Invece qui avete affrontato qualche chilometro in discesa e poi avete cominciato la scalata. Ha portato danni, ha creato problemi, com'è stata? Diciamo che il primo tratto in salita e poi la pianura c'è stato un tentativo di fuga. Io ho cercato di andarci perché non conoscendo le strade dico mi porta, e ho pagato soprattutto quello perché è stato fatto a un'andatura molto, molto forte. Infatti all'inizio ci dicevano, ci comunicavano Radio Corsa, Cervo in fuga, e a 40 secondi c'era Serafino Lombardi. E poi sulle rampe del Faito mi sono rientrati, hanno fatto dei cambi di ritmo molto molto forte, il secondo, il terzo, cioè non era assolutamente per me possibile stare a ruota. Complimenti comunque per la prestazione, qui ripeto, quinto assoluto, primo di categoria sicuramente, complimenti ancora, a dopo. Allora, finalmente ho il piacere di intervistare la prima donna che ha tagliato il traguardo qui al Faito in piazzale Funivia, ed è Ilaria Colantonio della GS Murolo, al suo fianco Luigi Balzano che è stato protagonista degli ultimi chilometri insieme a Raffaele Cinque e Roberto Cervo. Allora, prima Ilaria, perché precedenza alle donne. Ilaria, com'è stata questa cronoscalata, ciclo-scalata? Bella e molto dura. Impegnativa, però ce l'abbiamo messa tutta. E sto fatto che siamo partiti in discesa e poi abbiamo cominciato le fatiche del Faito? Quella è la cosa più dura. Quella è la cosa, la discesa. La discesa e poi la salita. È bello sentire chi ama la salita, chi va in bici, che il difficile è la discesa. Io quando mi divertivo in bici amavo tantissimo solo le discese. Ilaria, da quanto tempo pedali? È da 6 anni. Da 6 anni, come mai ti sei avvicinata al mondo del ciclismo? Grazie a mio marito, quindi è stata una passione che abbiamo stretto insieme. Bene, bella questa cosa. E pedaliamo insieme. Complimenti ancora. Allora, Ilaria l'abbiamo sentita, adesso è il momento di Luigi. Luigi, sei stato uno dei protagonisti di questa cicloscalata, alla fine hai mollato, che hai fatto? No, ho mollato perché io soffro la prima salita. Io inizio a pedalare dopo 60-70 km e ho voluto mollare per forza, a parte che Raffaele Cinque è uno dei migliori specialisti di queste gare. Vabbè, comunque l'importante è divertirsi e mi sono divertito tanto. Infatti Luigi Balzano è uno che si diverte, ecco, è un amatore puro, si diverte però pedala, insomma è sempre tra i protagonisti in ogni gara. Adesso ha ancora impegni o arriverà la pausa estiva? Ma la mia pausa estiva è andare in bicicletta. Voglio fare il mese di luglio, vincere qualcosa di importante, perché fino adesso ho fatto tante gare, solo dei piazzamenti e nessuna vittoria. Ci puoi anticipare qualche gara alla quale hai puntato, hai mirato? Ma domenica iniziamo di Senna, una gara, una gran fondo di 140 km, 1500 metri di dislivello, penso che è la mia portata. Allora noi ci auguriamo che insomma già dalla prossima domenica Luigi Balzano arriverà a braccia alzate per coronare questo sogno del 2018. Grazie Luigi. Grazie a voi. Allora salutiamo Ilaria e Luigi della GS Murolo, ma noi continuiamo perché insomma alle mie spalle vedete è una festa qui in piazzale Funivia, perché sono quasi arrivati tutti e noi continuiamo con le nostre interviste. Da Euronics Gruppo Tufano a grande richiesta la promozione Facciamo a metà continua! Acquista 2 prodotti, di cui uno di almeno 699 euro, e il meno caro lo paghi la metà! E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, con prima rata a gennaio 2019. Da Euronics Gruppo Tufano i prezzi più bassi, sempre! Altrimenti ti rimborsiamo! Euronics Gruppo Tufano ti ascolta davvero! Provincia di Napoli, da un'antica tradizione familiare, nascono artigianalmente liquori dal gusto unico. Liquori pregiati, una selezionatissima gamma di liquori con tutto l'aroma ed il profumo degli agrumi biologici, per garantire la genuinità ai nostri prodotti.
Sapore e colore sono il risultato di una macerazione del tutto naturale. Liquori pregiati by Luxor, via Salvatore di Giacomo numero 2, Mugnano di Napoli. Liquori pregiati, la qualità prima del marchio. We'll be right back.
Siamo a conclusione di questa sesta edizione della ciclo-scalata del Faito, partita qui da Moiano, Barmassa, fin giù Vichequenza e poi tutta la salita fin su al piazzale Funivia del Monte Faito, vinta da Raffaele 5, abbiamo visto le immagini. Allora, con noi Stefano Pecchia, un 9 e una garanzia quando si parla di ciclismo. Abbiamo avuto anche qualche anticipazione che per il 2020 stiamo preparando un qualcosa di buono per quel che riguarda il ciclismo che conta. Allora, Stefano, soddisfatto di questa sesta edizione? Soddisfatto perché questo, diciamo che siamo alla settima edizione, sesta edizione, mi corregge. È un percorso bellissimo, arriviamo su una montagna epica che racconta storie del Giro d'Italia, da Fuente a Merckx. E noi, quello al di là delle manifestazioni ciclamatoriali, che pure per noi sono importanti, noi speriamo presto di portare il Giro d'Italia con l'aiuto del comune di Vichequenza, del comune di Castellammare e di tutte le autorità, di riuscire a riportare dopo 40 anni il ciclismo al Monte Faito. Beh, insomma, bella promessa questa, dopo 40 anni ritornare sul Faito con i professionisti è una grande soddisfazione. Invece, per quanto riguarda gli amatori, spero che sono rimasti soddisfatti. Noi cerchiamo ogni volta quando organizziamo qualcosa, cerchiamo di fare il massimo che sono le nostre possibilità. Speriamo che sono rimasti contenti. Sicuramente sono rimasti, anche perché la premiazione era ricchissima e si sono divertiti. Devono essere un po' educati sulla premiazione, però insomma di questo. Abbiamo lavorato molto bene sulla sicurezza, ringraziando ancora una volta il comando dei vigili urbani e i volontari che ci hanno aiutati in questa cosa. L'unica cosa che dobbiamo migliorare è un po' l'atteggiamento delle persone. Sì, questa, vabbè, me ne occuperò io di questa cosa. Categoria giovani, parliamo un attimino dei giovani, che è quello che conta. Voglio ringraziare a Francesco Cioffi, Ciro Cardone e tutti gli amici che ci hanno consentito di lo svolgimento di questa manifestazione. Ci tengo molto a dire questa cosa, perché il mio impegno sì è stato importante, ma devo dire gran parte del merito è esclusivamente loro. Sicuramente, dopo sentiremo sicuramente anche Francesco Cioffi. Allora, ritornando ai tuoi juniores, insomma, bella, bella cosa. Sì, abbiamo una categoria juniores da affrontare anche con altre persone, altre cose. Speriamo di poter continuare, perché quest'anno noi non abbiamo più il vivaio e quindi per noi già quest'anno è stato difficile formare una squadra. Non avere il vivaio significa che i genitori non sanno, anche se sta crescendo il ciclismo giovanile. Il problema sono gli spazi. Noi abbiamo chiesto più volte ai comuni di assegnarci uno spazio, sia pure non pure per un'ora, per poter formare i giovani, perché purtroppo il ciclismo si fa nei mesi primaverili ed estivi e si fa all'aperto. Non possiamo svolgere attività promozionale all'interno di una palestra, all'interno di un chiuso. Sicuramente è molto molto ristretto. Io ringrazio Stefano Pecchia e tra un po' sicuramente Francesco Cioffi. We'll be right back.
Grazie a Euronics Gruppo Tufano e ai nuovi televisori Hisense, il protagonista dei mondiali sei tu! Da Euronics Gruppo Tufano, i nuovi televisori Hisense, con immagini realistiche a tal punto che il protagonista sei tu! Hisense, sponsor ufficiale dei mondiali di calcio Russia 2018. Di Napoli, da un'antica tradizione familiare, nascono artigianalmente liguori dal gusto unico. Liguori pregiati, una selezionatissima gamma di liquori con tutto l'aroma ed il profumo degli agrumi biologici, per garantire la genuinità ai nostri prodotti. Sapore e colore sono il risultato di una macerazione del tutto naturale. Liquori pregiati by Luxor, via Salvatore Di Giacomo numero 2, Mugnano di Napoli. Liguori pregiati, la qualità prima del marchio. Il presidente del Consiglio Comunale di Vico Equense, il dottor Massimo Trignano, insomma, è qui per due motivi. Uno, per sentire anche come è andata questa sesta edizione, ma l'altro perché l'ho invitato, l'ho detto durante il cerimoniale, a differenza di tante amministrazioni, Vico Equense ha capito il senso del ciclismo, che il ciclismo è uno sport, è aggregazione, ma è anche turismo. Sì, esatto, proprio questo. Noi abbiamo colto subito l'occasione, già da diversi anni, per sostenere questo tipo di iniziative, di eventi, perché riteniamo che si sposano bene con il nostro territorio e sono un'occasione di un'opportunità per rilanciare anche il Faito e i nostri territori, quindi un'opportunità di sviluppo turistico. Stiamo già lavorando insieme agli organizzatori per cercare di portare una tappa del Giro d'Italia 2020 qui a Vico Equense sul Faito, coinvolgendo anche le amministrazioni comunali vicine, insomma, della penisola sorrentina. E probabilmente l'evento sarà anticipato da una tappa del Giro d'Italia femminile già dal prossimo anno, e con l'obiettivo poi di portare il 2020 il Giro d'Italia qui a Vico Equense sul Monte Faito. Noi attenderemo con ansia questa cosa. Intanto la ringrazio e le auguro buona domenica.
ultime puntate lo avete visto sempre, insomma, però era intenuta da ciclista. Quest'oggi hai capito che la bicicletta forse anche per questo 2018 va accantonata, però sta ritornando in forma, ma come organizzatore resta sempre uno dei migliori in Campania, organizzato una cosa alla perfezione. Infatti adesso ti dirò subito, Francesco, l'anno prossimo la premiazione, insomma, anche perché questo è un momento bello e la premiazione deve essere anche educata, dobbiamo educare questi amatori. Francesco Cioffi, Team Ciclismo Sorrentino, porta a casa la sesta edizione della cicloscalata del Faito. Sì, Mino, grazie dei complimenti. Questa gara è stata una scommessa, quest'anno abbiamo pensato di cambiare il percorso, abbiamo lavorato tantissimo per la sicurezza dei ciclisti, ho avuto già delle prime esperienze positive, dei pareri positivi dai ciclisti, sicuramente proveremo di migliorarci nel 2019. Sicuramente, insomma, quando Francesco Cioffi dice proveremo a migliorarci per il 2019 dovete crederci. Francesco Cioffi, che non è stato da solo ad organizzare tutto questo. No, da solo non si va da nessuna parte, abbiamo un team di amici soprattutto che ha collaborato con me, con soprattutto Ciro Cardone della pizzeria, che ha collaborato, abbiamo fatto una corsa insieme, la moglie Marta e Lello e tutti i membri della nostra associazione di Team Ciclismo Sorrentino per la sicurezza in gara. Quindi noi li ringraziamo tutti e ci ritroveremo con la cicloscalata nel 2019. Altra mente, non solo gambe, altra mente del ciclismo qui in penisola sorrentina, Ciro Cardone. Ciro, allora, quest'oggi sei andato fortissimo in bici. Sì, io ho la fortuna di partecipare anche e quest'anno una bella soddisfazione, sto molto più in forma degli altri anni e sono arrivato a ridosso dei primi. Ma infatti avete dato da Dio. Quest'idea di andare prima in discesa e poi cominciare la salita? Sì, perché praticamente l'anno scorso, gli altri anni si partiva dal centro di Vico, solo che bloccavamo il paese per troppo tempo, allora quindi abbiamo deciso di dislocare a metà strada, né all'arrivo sopra e né giù. Siamo a metà strada qui al paese Moiano, che c'è molta più possibilità di parcheggi, molta più possibilità di spazio in totale, poi è solo 8 km dall'arrivo, quindi è molto più facile. Siamo scesi a velocità controllata fino a giù al paese e quest'anno è stato cambiato percorso, siamo saliti dall'altro versante di Vico Equense, dai Casali di Cani, siamo passati un attimo sulla statale sorrentina, siamo passati davanti alla galleria, abbiamo bloccato un attimo quel tratto e poi ci siamo buttati sui Casali di Cani. È stata più lunga quest'anno, con un po' di dislivello in più, Angelo, vieni, con un po' di dislivello in più, però penso che sia stata più bella perché c'è stato un tratto guidato vallonato nel centro e poi siamo ritornati di nuovo qui a Moiano, a metà strada e sul tracciato dell'anno scorso. Come ogni anno aiuto Francesco nell'organizzazione, cerco sempre di equipararmi a quello che fa lui per questa gara. Quest'anno non ci riesco mai, però, perché fa sempre lui di più di me, e per questo gli voglio fare i complimenti. Lui è una grande mente, organizzativa e burocratica di tutto. Voglio ringraziare ancora l'amministrazione comunale di Vico Equense, che ci appoggia e ci aiuta e ci incentiva in qualsiasi modo, perché altrimenti con le difficoltà che ci sono per organizzare una manifestazione del genere, se non ci fosse veramente l'aiuto grande di questo comune, noi non faremmo niente. Ci aiuta in qualsiasi modo, iniziando dal nostro caro sindaco Andrea Brunocore, che proprio questa settimana ha telefonato lui a me una quindicina di volte. No, infatti è una persona speciale. Purtroppo per impegni personali non è stato presente, lo abbiamo anche detto. I matrimoni. Allora, io ringrazio Ciro Cardone e ci ritroveremo sicuramente alla prossima manifestazione. Ciao. Durante il cerimoniale di premiazione, l'ho detto, non era presente perché per impegni personali, di lavoro anche, però istituzionali, però alla fine il sindaco di Vico Equense, il dottor Andrea Buonocore, non poteva non mancare perché è uno attento, una persona attenta, vicina allo sport, vicino al ciclismo, vicino al Team Ciclismo Sorrentino e poi per Vico Equense, per il Monte Faito, un occhio di riguardo in più.
ha detto già tutto lei, il sindaco è vicino a tutte le manifestazioni belle organizzate da ragazzi per bene, quali sono i ragazzi della ciclostrada del Monte Faito. L'anno scorso abbiamo scritto una delle pagine più buie del Monte Faito e quindi quest'anno abbiamo il dovere di sostenere, incoraggiare tutto ciò che di bello si farà sul Monte Faito, perché veramente si continui a parlare e a parlare bene del Monte Faito. So che è stata una manifestazione dove abbiamo dato il massimo, è andata benissimo, un percorso mozzafiato, un arrivo sereno, e questo è quello che fa piacere al sindaco e alla città di Vico. E poi c'è stato uno spettacolo nel paesaggio, che la gente si fermava sui vari belvedere, perché veramente oggi... Per fortuna l'ultima parola sulla storia e sulle sciagure umane la dice la natura, che vince ogni cosa, e quindi salendo a Faito si può rivedere come la natura stia ripigliando, si stia rigenerando, quindi il verde, i fiori, le ginestre e tutto ciò che di bello il Faito sempre donato è rispuntato più forte e più rigoglioso di prima, per dire che l'uomo per fortuna non dice l'ultima parola, ma la dice sempre la natura. Certo, certo, ritornata poi anche attiva la funivia, insomma, che arriva da Castellammare? Diciamo che la funivia ripresa con un orario importante da mattina a sera, con la navetta che c'è da Moiano a Monte Faito, con le strutture che si stanno rimettendo in sesto, eccetera. Veramente tanto dice di un rilancio del Faito che mi auguro presto, imminente, perché non possiamo mantenere questa montagna che appartiene a Vico per il suo territorio, ma appartiene alla comunità intera, e quindi funivia, navetta, attività che si stanno rimettendo, tutto deve portare gente, tanta bella gente a Faito. E noi ce lo auguriamo e ringraziamo il sindaco per la sua presenza in extremis, ma insomma ci ha onorato la sua presenza. Le auguriamo una buona domenica. E a questo punto, dopo le immagini bellissime che avete visto stamattina, insomma il paesaggio, le pedalate, la salita, insomma siamo stati veramente in un posto meraviglioso che è quello di Vico Equense, Penisola Sorrentina. Siamo giunti ai saluti, quindi 52x12 anche per oggi si è conclusa, l'appuntamento è per la prossima settimana, noi sempre in giro per la Campania ancora per qualche settimana, poi arriverà agosto, il mese di pausa, quindi ci fermeremo per riprendere a settembre. A voi tutti buona visione e alla prossima 52x12. Da Euronics Gruppo Tufano, a grande richiesta la promozione Facciamo a metà continua! Acquista due prodotti, di cui uno di almeno 699 euro, e il meno caro lo paghi la metà! E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, con prima rata a gennaio 2019. Da Euronics Gruppo Tufano, i prezzi più bassi, sempre! Altrimenti ti rimborsiamo! Euronics Gruppo Tufano, ti ascolta davvero! Provincia di Napoli, da un'antica tradizione familiare, nascono artigianalmente liguori dal gusto unico. Liguori pregiati, una selezionatissima gamma di liquori con tutto l'aroma ed il profumo degli agrumi biologici, per garantire la genuinità ai nostri prodotti. Sapore e colore sono il risultato di una macerazione del tutto naturale. Liquori pregiati by Luxor, via Salvatore di Giacomo numero 2, Mugnano di Napoli. Liquori pregiati, la qualità prima del marchio.